Buongiorno a tutti. Stamattina sono già andata in negozio qua vicino a casa a comprare due o tre cose. E sono andata a piedi e niente, ho comprato un po' di fagioline, così adesso li preparo per stasera. Li faccio a vapore. Intanto li pulisco. E poi mi preparo anche il tè caldo da portare a lavoro. Giustamente vado a lavorare il pomeriggio, nel frattempo si raffredda. Anche perché voglio tirarmi via anche porta tè, ecco, che ci va in cucina, che tiene tantissimo spazio. Allora voglio finire tutte le bustine del tè adesso. Ogni volta che faccio qualcosa ripulisco tutto, così non accumulo tantissime cose da lavare anche in cucina, ecco. Lavo alcuni bicchieri che abbiamo usato stamattina e dopo vado a fare altri lavori. Vado a rifare il letto, stamattina avevo aperto solo le finestre, poi dopo mi sono fatta la doccia, sono andata in negozio, ho lasciato tutto così. Adesso lo rifaccio, poi nel frattempo ho incominciato anche a spiovigginare un po', non lascio il lenzuolo fuori dalla finestra, ecco. Li sbatto anche un pochettino, ma non è sporco, ecco, giustamente per dare un po' l'aria. Prima che qualcuno mi dici che sono maleducata, che sbatto il lenzuolo fuori dalla finestra, vi dico che non ho nessuno, ecco, sotto. Lo posso fare, ecco. Giustamente uno se vive in condominio, queste cose qua non le può fare, ecco. Questo video direi che come pulizia è molto molto veloce, cioè proprio quando uno ha pochissimo tempo vanno bene fatte così, ecco, perché non tutti abbiamo tantissimo tempo, ecco, queste pulizie qua uno le fa in una mezz'oretta, neanche. Poi dopo ho preso un panno Swiffer e ho passato sopra i mobili così velocemente, giusto per spolverare velocemente, ecco.
Poi dopo, tra l'altro, con lo stesso panno pulisco anche i pavimenti. Adesso mi sono rimaste due o tre panni, però stavo pensando come sostituirli per non comprarli anche. Niente. Come avevo aggiornato, voglio incominciare a risparmiare un pochettino, ecco. Metto a posto anche tutto qua perché ieri ho stirato due o tre cosine giusto perché alcune cose devo stirare, tipo le camicie, i pantaloni di Andrea che sono quelli che si vedono che cioè, vanno stirate, ecco. E niente, passo lo Swiffer dappertutto dopo. Poi dopo ho messo tutto in ordine in bagno, rilavo anche alcune cose e poi con un disinfettante Citrosil passo dappertutto con uno straccetto in microfibra, niente di che, ecco. Però sono le pulizie molto molto veloci queste qua. La vasca giusto le do una spolverata perché non ho usato nessuno. Allora anche lì passo solo con un po' con un panno giusto per asciugare un po' l'acqua, tutto lì. La stessa cosa faccio anche con il bidet. Quando uno ha poco tempo, sì, giustamente basta mettere tutto in ordine e avere il bagno pulito, secondo me è sembra molto più pulita la casa, ecco. Non avere tantissimi anche piatti in cucina, rilavare sempre, ecco, questi sono accorgimenti da fare, ecco. E invece nel WC ci metto anche un po' di bicarbonato. Ho finito il WC gel per il bagno, lo sostituisco così con bicarbonato. Per il momento va bene così, ecco, ripulisce abbastanza bene.
Poi dopo ho preso un panno a microfibra, l'ho bagnato un pochettino e ripasso velocemente i pavimenti nel bagno, ecco. E il resto non pulisco anche perché ho poco tempo. E niente ragazze, per oggi il mio video finisce qua. Spero di avervi fatto un po' di compagnia e noi direi che ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!